Benvenuti a questo webinar che parla della sorte di Homs australiani del Terzo Reich. Insieme a noi ci sono Giovanni Dall'Orto, storico direttore del mensile Gay Pride, Sabina Miriam Zenobidi, Arcilettica. Poi avremo diciamo una discussione sui testimoni di un'epoca di Salvatore Paglia, poi seguiranno domande e la conclusione e l'annuncio del prossimo webinar. Purtroppo la sessione di Fabio Brambilla diciamo, verrà rimandata perché in questo momento non è potuto essere presente, avete dovuto parlare della, diciamo, una panoramica delle statistiche sulle voci di Wikipedia dedicate alla persecuzione degli omosessuali del Terzo Reich. Benvenuto Giovanni Dall'Orto, parlerà della persecuzione nazifascista degli omosessuali. Prego. Posso? Assolutamente sì, grazie. Ok, stavo preparando i libri eventualmente da mostrare. Allora, posso fare un unico appunto? La parola ariani ovviamente l'abbiamo usata in senso puramente storico, nel senso che non ha nessun senso al di fuori del Partecipazione. periodo di cui stiamo parlando. Diciamo non ebrei perché è un trattamento lievemente diverso. Comunque. E dopo questa specifica, ci sono ovviamente due diverse storie, due discorsi da fare diversi, anche se noi tendiamo a mescolarli, nel fenomeno nazifascista. Innanzitutto, questa persecuzione appartiene a un periodo in cui in realtà è l'intero Occidente che reagisce contro gli omosessuali, che avevano fondato un movimento a partire dal 1895, avevano fatto delle campagne, avevano creato un vero e proprio movimento di liberazione, quello di Magnus Hirschfeld del VHK. Ci sono le voci su Wikipedia di queste persone. E l'avvento del nazismo spazza via questa cosa. E va bene, però se noi guardiamo, è un fenomeno curioso. Tra 1925-30 in poi inizia a esserci una stretta di freni in tutto l'Occidente, cioè vengono approvate delle leggi che prevedono la castrazione degli omosessuali per motivi eugenetici in Cecoslovacchia e in Danimarca. Stalin introduce delle leggi anti-omosessuali nell'Unione Sovietica e ci sono delle persecuzioni. L'Interpol, che non a caso a un certo punto verrà diretta da un tedesco nazista, ma emette delle circolari per la persecuzione di prostituzione, aborto e omosessualità. Quindi è un decennio di reazione generale dell'Occidente contro questi omosessuali che avevano alzato la testa nel periodo precedente. Quindi anche il comportamento degli stati è diverso a seconda di quella che è la storia precedente. Abbiamo noi una Germania che dopo l'unificazione introduce il famoso paragrafo 175, anche per questo c'è una voce su Wikipedia, che per perseguire gli atti omosessuali tra maschi, non tra donne, tra maschi anche adulti e consenzienti. Mentre l'Italia si era dotata con il codice Zanardelli, che è il primo codice penale dell'Italia unita, di una regola che fondamentalmente depenalizza l'omosessualità. Quindi due tradizioni giuridiche diverse. La motivazione per cui i relatori del codice Zanardelli dicono che non è opportuno introdurre nuovamente il reato di sodomia, pederastia, come si chiamava in quegli anni lì, è che di queste cose lo Stato non si deve occupare. Ci sono altre agenzie sociali che se ne possono occupare, che sono la famiglia, la chiesa, la morale, eccetera, ma non lo Stato. Viceversa, quindi quando i fascisti arrivano al potere e mettono mano al codice penale, il codice Rocco, che è quello che è in vigore ancora oggi nel 1933, discutono della possibilità di criminalizzare nuovamente l'omosessualità. E decidono che non è il caso, vale ancora la regola precedente. L'omosessualità non è un problema che esiste in Italia, è un problema degli inglesi, dei tedeschi, di questi popoli del nord decadenti e depravati, ma gli italiani no, non hanno questo problema e quindi optano per la
non introduzione di un articolo del codice penale. Questo non vuol dire che l'Italia sia il paese degli omosessuali, paradiso, come scrivevano i romanzieri che venivano in Italia in quegli anni. Semplicemente viene scelta una repressione extragiudiziale attraverso una serie di strumenti, che sono strumenti di controllo sociale, il testo unico di pubblica sicurezza, che rimarrà in vigore anche nell'Italia repubblicana fino a quando la Corte Costituzionale ne imporrà l'abrogazione, che è un testo che mira alla prevenzione del crimine. Cosa vuol dire prevenzione? Vuol dire che mentre nel codice penale tedesco tu vieni sorpreso a fare certe cose, o comunque si ha sospetto che tu le abbia fatte, si fa un processo, si presentano le prove, i pro e i contro, c'è un dibattimento, c'è una condanna. Col sistema invece messo a punto nell'Italia umbertina, che il fascismo molto volentieri adotta, è sufficiente la fama, la possibilità che tu compia un certo tipo di reato. E quindi vieni colpito da una serie di strumenti di prevenzione. Teoricamente questi strumenti sono stati messi a punto per combattere la criminalità organizzata, quindi la mafia e la camorra, i reati associativi, come li chiamiamo adesso. E quindi ti viene data in primo grado un'ammonizione che ti diffida da frequentare certe persone, certi posti. E se non lo fai, puoi essere colpito dal confino, in cui vieni a una specie di residenza coatta, vieni obbligato a risiedere in un posto deciso da un'apposita commissione, in cui non c'è un processo, non c'è un avvocato, non bisogna presentare prove. Negli atti che ho consultato all'archivio di Stato di persone omosessuali mandate al confino, c'è una relazione dei carabinieri del paese che dice che Tizio dà scandalo, frequenta ragazzi, si mormora che sia un pederasta e quindi si invitano le autorità competenti a prendere provvedimenti. Quindi, in questo modo, la condanna viene sottratta a un vero e proprio dibattimento. Questo permette anche al fascismo di evitare di avere delle, relazioni sui giornali. Noi storici sappiamo quanto abbiano fatto scandali come lo scandalo Oscar Wilde nel 1895 o lo scandalo Krupp nel 1904 o lo scandalo della Tavola Rotonda nel 1907 per diffondere l'idea che l'omosessualità esiste. E ci sono queste cricche di questi strani individui che fanno questi strani riti satanici tra di loro, però esistono. E ne parlano tutti i giornali. E la parola omosessuale, che era stata inventata nel 1868, 69, e non era stata usata all'inizio, aveva avuto meno successo di altre come uranista o pederasta. Inizia a essere usata proprio nel 1907, quando i giornali devono parlare di questo scandalo, di questo processo che c'è in Germania e non sanno come chiamarlo perché certe parole sono parolacce, quindi iniziano a usare questa nuova parola, questo eufemismo che è omosessuale. Quindi in questo modo il fascismo riesce ad avere una repressione di tipo morbido. Tutto il contrario invece il nazismo, che si basa su una teoria di tipo eugenetico, che ritiene che il motivo della sconfitta della razza ovviamente superiore come quella tedesca nella Prima Guerra Mondiale sia stata causata dal fatto che i tedeschi non hanno salvaguardato la loro purezza razziale, hanno permesso un inquinamento della loro forza razziale e quindi è necessario ripulire. Questo fenomeno di degrado, con un termine scientifico, all'epoca era un termine scientifico, si chiama degenerazione. Degenerazione è quando un animale torna indietro nella scala dell'evoluzione, cioè manifesta tratti che sono tipici di una fase precedente dell'evoluzione. Esempio, se nasce un maialino con le setole e le zanne che fanno assomigliare a un cinghiale, si parla di degenerazione. E l'omosessualità è un tratto che appartiene a una fase primitiva degli animali, soltanto gli animali inferiori hanno questi tratti di ermafroditismo, come viene interpretata all'epoca l'omosessualità, come una forma di inversione dei sessi, e quindi è chiaramente una forma di regressione. Hitler nel Mein Kampf parla chiaramente della necessità di rigenerare la razza tedesca, eliminando tutto ciò che c'è di inquinante, va purificata. Chiaramente, la prima cosa che sappiamo tutti, a cui pensiamo tutti, sono gli ebrei, che sono una razza inferiore perché sono una razza semitica, che vanno quindi
liquidati fisicamente, perché loro non è un cattivo influsso culturale, è un influsso razziale, indebolisce, sono dei geni cattivi. Ma poi anche tutta una serie di altre forme di inquinamento che vanno dai Rom agli omosessuali, agli slavi, perché noi dimentichiamo sempre che il Mein Kampf dice chiaramente che il destino tedesco è di svuotare l'est dagli slavi e sostituirli con contadini e coloni tedeschi. Non a caso la Polonia ha avuto il 15% di perdita di popolazione durante la Seconda Guerra Mondiale. La Bielorussia e l'Ucraina hanno avuto perdite comparabili. È vero che avevano una forte popolazione ebraica, ma lo sterminio di polacchi, bielorussi, ucraini, russi non è stato casuale. I prigionieri russi venivano mandati direttamente ad Auschwitz, perché il loro destino era quello: salvaguardare per una o due generazioni un residuo di schiavi finché i tedeschi avessero popolato queste zone, e poi il loro destino era quello di essere completamente sterminati. E per finire, ovviamente, tutto quello che costituiva una zavorra, cioè per diventare il popolo più scattante che arrivava prima alla competizione per la vita, in senso darwiniano, era necessario eliminare quelle parti del popolo tedesco che fossero zavorra. E questo vuole dire, allora, è così che è iniziata la Shoah, ma noi spesso non lo pensiamo: le persone con handicap, i cosiddetti minorati, i grandi invalidi della Seconda Guerra Mondiale, le persone che non erano autonome. Queste persone sono una zavorra, sono bocche inutili, sono, per usare un'espressione che usa il nazismo stesso, vite indegne di essere vissute. La Shoah inizia con l'eliminazione delle vite indegne di essere vissute, con lo svuotamento di tutti gli istituti per persone con malattie mentali, grandi invalidi, persone con malattie croniche. E secondo io, quando faccio dei dibattiti sul nazismo, su cosa ha voluto dire la Shoah, la giornata della memoria, eccetera, batto sempre il tasto su questo aspetto. Il nazismo è ancora fra noi, non tanto per le bandiere e bandierine che fanno folklore e non sanno neanche chi le usa cosa vogliano dire quelle bandiere, ma quando sento dei ragazzi dire perché noi che abbiamo 20 anni dobbiamo mettere la mascherina e non possiamo andare a ballare per via del Covid, perché ci sono quattro vecchietti rincoglioniti che rischiano di morire se non lo facciamo. Siamo già, senza accorgersene, entrati nel concetto delle vite indegne di essere vissute, persone che non meritano di vivere, non hanno lo stesso diritto di chi è giovane e forte a vivere. È un residuo di questa mentalità che non sarà più nazista, si chiamerà in altri modi, si chiamerà edonismo egocentrico, ma è arrivata fino a noi. Quindi abbiamo due diverse strategie, abbiamo quella fascista e quella nazista. Quella nazista fa una questione di purificazione razziale della razza germanica, quella fascista invece è ferma a una visione diversa. Il fascismo nasce prima del nazismo e non fondamentalmente è un irrigidimento dell'autoritarismo dell'età umbertina. E quindi si nutre degli stessi miti, della romanità, della superiorità della razza latina, ma non, è una, ha un approccio più di tipo morale, specialmente dopo il concordato del 1929, in cui finalmente la Chiesa riesce, dopo il 1870, ci rognava dal 1870 senza riuscirci, ad avere voce in capitolo nelle politiche, della famiglia italiana. La tesi del liberalismo, che è quello nato dalla rivoluzione francese, di cui è impregnato la classe politica che fa l'unità d'Italia, e che è fondamentalmente che lo Stato deve rimanere fuori dalla cova coniugale, deve intervenire solo per atti che creano disordine. Non so, se due si accoltellano per una donna, quello è chiaramente un atto in cui lo Stato deve mettere mano. Lo stupro, la seduzione, la corruzione di minorenne sono azioni che hanno un interesse sociale, e quindi è giusto che lo Stato intervenga. La regolamentazione della prostituzione, sia pure con una concezione che oggi non riusciremo mai ad approvare, è comunque
un campo in cui lo Stato ha diritto di mettere becco. Tutto il resto no. Cosa fanno? Due adulti consenzienti, ricordiamoci che la maggiore età in Italia è 21 anni, ma l'età del consenso è addirittura solo 14 anni all'epoca, 12 anni, scusate, e verrà alzata dopo l'Unità d'Italia, ma comunque è un'età molto bassa. E la Chiesa finalmente riesce a cambiare questo atteggiamento. Ci sono dei beni che sono la morale. La morale è un bene sociale prezioso che va tutelato. E quindi il fascismo ha un atteggiamento di tipo moralistico. Inizia, per esempio, la censura dei libri, che fino a quel momento non c'era stato. Era stato, per esempio, un libro come Il Pozzo della Solitudine di Radcliffe Hall, che in Inghilterra è stato bandito, è il primo grande romanzo lesbico del Novecento europeo, in Italia viene pubblicato ed è in commercio durante il fascismo, perché ormai aveva vinto il processo che aveva deciso che non era osceno, per cui si arriva al paradosso che in Inghilterra quel libro era proibito, in Italia no, in Italia veniva stampato. Un romanzo come La Garçonne di Victor Marguerite, che è un romanzo del dopoguerra, La Giovanotta, che descrive una donna emancipata con i capelli tagliati a caschetto, come appunto alla maschietta, che descrive una donna emancipata che si libera dei valori tradizionali della famiglia e si costruisce dei rapporti liberi con un uomo piuttosto dominato, piuttosto effeminato, addirittura fa delle scene di sesso di gruppo. Questo romanzo è in vendita in Italia per tutta l'epoca fascista. Perché? Perché si applicavano ancora le vecchie leggi preconcordatarie. Ma dopo non filtra più uno spillo. L'unico che riesce a pubblicare qualche cosa è Sandro Penna, perché pubblica degli epigrammi che vengono pubblicati su riviste edite in 300 copie, oltretutto all'aggravante di scrivere dei versi di tipo pedofilo, quindi parla di fanciulli, quindi, però appunto ha questa scusa che si rifà alla tradizione greca antica, sono riviste che vanno in mano a gente che ha fatto il liceo classico, ha già letto Alceo, ha già letto Saffo, quindi abituata, eccetera. Ma negli anni sono venuti fuori dei tentativi di pubblicare libri, opere in Italia e sono stati tutti stroncati dalla censura. Anche Aldo Mieli, che è il primo militante italiano che nel 1922 aveva pubblicato la rassegna di studi sessuali che dirigerà fino al 1926, si trova in una situazione per cui non riesce più a fare nulla e nel 1926 è costretto ad espatriare in Francia. Mieli era una persona che aveva rapporti diretti con Magnus Hirschfeld, con la Germania, con il Comitato Scientifico Umanitario e nella sua rivista aveva pubblicato, nella sua rassegna, aveva pubblicato saggi di diversi punti di vista, veramente 360 gradi, ma anche saggi in cui diceva che era arrivato il momento che anche le persone omosessuali italiane si trovassero e facessero una loro organizzazione. Ovviamente non se ne farà niente, Mieli muore in Argentina, doppiamente esule perché nel 1939 deve scappare da Parigi quando i tedeschi stanno per entrare, lui è marxista, ebreo e omosessuale, non era chiaramente l'aria per lui e morirà in esilio per questo motivo. Cosa succede quindi in Italia e in Germania? In Italia succede che nel 1936, quando anche in Italia si approvano le leggi razziali, nel tentativo di scimmiottare la Germania nazista, di fare vedere che anche noi eravamo duri e scientifici come i tedeschi, il regime fascista decide che anche agli omosessuali si applica il confino politico. Ci sono due tipi di confino, uno comune e uno politico. Il confino comune è quello a cui vengono mandati i mafiosi, i trafficanti di droga, i prosseneti di prostitute, è quello per i criminali. È il confino politico in cui vengono mandati gli altri. Gli omosessuali vengono mandati a quello comune e su questo tema io vi consiglierei un libro che è di Cristoforo Magistro, Adelmo e gli altri. È una ricerca fatta direttamente sui documenti di archivio in Lucania. Magistro è un docente torinese che ha famiglia al sud e in diverse estati è andato in giro per le procure, per gli archivi a cercare questi documenti e ha ricostruito
le vicende delle persone che sono state mandate al confino comune nei paesini della Lucania. Questo è il confino politico. Dopodiché, dal 36 al 39 si applica, scusatemi, il confino comune, si applica il confino politico, su cui è stato scritto un altro libro, La città e l'isola. Eccolo qua. Gianfranco Goretti e Tommaso Giartosio, omosessuali al confino nell'Italia fascista. Tommaso e Franco hanno studiato specificamente i 90 fascicoli di confinati politici che ci sono presso l'Archivio di Stato di Roma. Questa esperienza non dura a lungo, perché innanzitutto perché contraddice l'approccio del fascismo, che è un approccio di tipo morale, e le stesse motivazioni per cui vengono mandate al confino queste persone. Io ho letto le relazioni sempre all'Archivio di Stato di Roma, e gli fanno l'esame all'ano per vedere se questi sono pederasti passivi, se sono la pederastia passiva. Nelle relazioni di via confine c'è il questore Molina che scrive che questi pederasti vanno in giro a sedurre i maschi. Cioè, chiaramente c'è una interferenza tra due griglie di interpretazione, una quella dell'omosessualità mediterranea, in cui omosessuale è soltanto chi subisce la sodomia passiva, chi la pratica invece è un maschio, rientra in un'altra categoria, e invece la concezione tedesca, per cui chiunque abbia atti omosessuali è omosessuale. Queste due visioni si contraddicono a vicenda. Cozzano e creano un gran minestrone, per cui non si riesce neanche a capire per quali motivi Tizio è stato mandato al confino politico e invece Caio è stato mandato al confino comune, beccati insieme nella stessa retata. Lì contano probabilmente anche le amicizie, ma comunque non si riesce a individuare una politica della razza dietro le dichiarazioni del fascismo. La dimostrazione avviene nel 39, quando l'Italia entra in guerra, si prepara, inizia la guerra, l'Italia si prepara a entrare in guerra. Rimanda a casa tutti i confinati politici omosessuali, sgombra spazio perché gli serve per lo spazio gli serve per mandarci i socialisti e i comunisti, gli oppositori politici. Gli omosessuali vengono rimandati a casa con l'ammonizione, cioè devono andare tutti i giorni a firmare in commissariato, non devono andare fuori casa dopo una certa ora. Non possono frequentare altre persone che si sa benissimo che sono altri omosessuali, però rispetto a quello di essere blindati in un'isola delle Tremiti, San Domito delle Tremiti, dove ha mandato la maggioranza degli omosessuali confinati politici italiani, con l'obbligo di lavorare, io ho letto delle lettere di questi confinati che dicevano: lo Stato ci passa una masiera al giorno, ma qui il pane costa 3 lire al chilo. Noi come facciamo a mantenerci? Siamo tenuti a darci stabile lavoro, ma qui siamo a San Domino delle Tremiti, ci sono 150 persone, che stabile lavoro possiamo darci? Dormivano tutti in un camerone, però sì, almeno l'alloggio era risolto, ma ci sono problemi seri. C'è un ragazzo giovane che chiede disperatamente di avere un cappotto. Lui è troppo povero, la sua famiglia non glielo può mandare, nonostante le isole Tremiti siano a sud, sono molto ventose, lui ha freddo e questo cappotto non riesce a farselo mandare, perché checché ne abbia detto famosamente Berlusconi, saranno anche luoghi turistici, ma se ci vai senza soldi, senza lavoro e senza vestiti, sono una punizione, e il fascismo intendeva che fosse una punizione. E quindi li trattava in modo che chi era povero venisse punito due volte. Totalmente diverso invece è il discorso del nazismo. Il nazismo non ha un'idea molto chiara su cosa deve fare gli omosessuali, perché non riesce a capire in quale categoria nosologica inserirli. Perché ci sono sì omosessuali esclusivi, ma ci sono anche persone come i prostituti eterosessuali che durante l'epoca della Grande Depressione si erano prostituiti e degli uomini, ma senza essere omosessuali se stessi, l'avevano fatto per denaro. Quindi che fenomeno è quello dell'omosessualità? È qualcosa di nato e quindi da eliminare dalla razza per migliorarla, o è semplicemente un comportamento di qualcuno, non so, come chi si droga, no? Non esiste una razza di drogati, esiste un comportamento da drogato. E l'omosessualità si presenta sia come comportamento innato che sia come comportamento acquisito. Quindi il nazismo ondeggia su 100.000 condanne dell'epoca del regime nazista. La documentazione, che è incompleta perché i nazisti a un certo punto fanno sparire i documenti,
ha documentato che sono stati mandati nei lager, soprattutto ad Auschwitz e Dachau, tra le 15.000 e le 30.000 persone. C'è un grosso dibattito storico sul reale numero, comunque rispetto alle cifre che giravano prima che iniziasse la ricerca storica su questo argomento, la cifra è molto più contenuta. Io mi ricordo che in un libro di Massimo Consoli, Omocausto, si parlò addirittura di 1 milione di vittime, perché in un suo celebre discorso alle SS Himmler dichiarò che c'era 1 milione, da 1 milione a 2 milioni di omosessuali in Germania e che il nazismo li avrebbe fatti sparire. In realtà, proprio questo discorso ci dimostra che il nazismo ebbe un atteggiamento diverso verso gli ebrei e verso gli omosessuali. Verso gli ebrei non ebbe mai dubbi, andavano sterminati tutti, uomini, donne, bambini, tutti. Gli omosessuali no. Gli omosessuali andavano discriminati, scelti uno per uno. Qualcuno, nel caso fossero grandi artisti, per esempio ballerini, musicisti, eccetera, prima di essere mandato in un lager, richiedeva il permesso delle alte gerarchie. Insomma, in qualche modo il nazismo ritiene che una dose limitata di omosessualità sia tollerabile. Pensiamo tutti al caso di Röhm, il braccio destro di Hitler, il fondatore delle SA, uomo virile secondo il concetto nazista, e quando vengono fuori degli scandali perché questo deficiente si fa ricattare da un prostituto, vengono fuori delle lettere, finiscono sulla stampa comunista, socialista. Guardate, chi sono veramente i nazisti, tanto morale, tanta morale, e poi vanno con i prostituti. E Hitler dice che il nazismo non è un affare di signorine e di mammolette, è una cosa da maschi, Röhm è un maschio e quindi non gli rompa le scatole con queste cose. Dopodiché Röhm si ricorda anche di fare parte dell'ala sinistra del movimento nazista, quello che giustifica il nome di nazionalsocialismo, socialismo nazionale. E durante la lotta dei lunghi coltelli nel 1936 viene liquidato assieme a tutta la dirigenza delle SA, c'è anche questa voce su Wikipedia, Lotte dei lunghi coltelli, con la scusa che improvvisamente si sono accorti, ma guarda tu che cosa strana, che era omosessuale e stava corrompendo la gioventù, quindi occorreva farlo fuori. Quindi questo accadimento mostra la doppia faccia che ha il nazismo verso il fenomeno dell'omosessualità, che non abbiamo assolutamente nei confronti degli ebrei, degli slavi o degli zingari. Esiste sì il fenomeno dell'arianizzazione, ma è un fenomeno estremamente limitato, che si applica in genere a persone di mezzo sangue ebraico, e comunque ci sono documenti che fanno pensare che i nazisti intendessero utilizzarlo solo durante la Seconda Guerra Mondiale. Se c'è un grande asso dell'aeronautica che abbatte aerei nemici a ripetizione, suo nonno era ebreo. Non è il caso di farlo fuori subito, aspettiamo la fine della guerra, poi ci penseremo dopo. E su questa persecuzione nazista esistono diversi libri. Questo è Heinz Heger, Gli uomini con il triangolo rosa, riedito recentemente Edizioni Sonda. Spoiler, ho scritto l'introduzione, quindi c'è un conflitto di interessi. Comunque, questo è stato il documento che ha fatto riscoprire negli anni Ottanta l'esistenza dei triangoli rosa, perché è stato un tema assolutamente censurato dalla coscienza, perché quando uscirono dai campi di sterminio, i pochi sopravvissuti erano ancora dei criminali, non ebbero diritto a nessuna compensazione perché erano stati mandati in un lager in base a una condanna penale, non per la razza o per qualcosa del genere. Questo è il diario romanzato. In realtà è molto strano il tono, ci sono delle parti che somigliano un po' a Salon Kitty, con una SS che si masturba mentre tortura un prigioniero. Io ho letto molti libri sulla Shoah e non ho mai trovato racconti di questo genere. Infatti, dopo la morte del vero autore, Heinz Eger è uno pseudonimo, viene fuori che non l'ha scritto lui direttamente. Ha raccontato in una serie di nastri magnetici la sua esperienza a un giornalista, ed è il giornalista che ha confezionato l'articolo, aggiungendoci un po' di pepe, che secondo me è totalmente inopportuno, però è un documento reale. Io nella prima edizione avevo espresso dubbi sulla realtà di questo documento, in realtà poi è venuto fuori nome e cognome, addirittura la divisa conservata da questa persona che è all'Holocaust Museum di New York attualmente.
Poi c'è, scusate, questo libro che è importante di Lorenzo Benadusi, Il nemico dell'uomo nuovo. Purtroppo è un testo fuori catalogo della Feltrinelli. L'omosessualità nello sperimento totalitario fascista. Benadusi si è fatto un mazzo tanto con tutti i fascicoli dei confinati politici e comuni e ha ricostruito anche l'ideologia del periodo fascista. Questo, secondo me, è il testo fondamentale sul periodo fascista italiano. Purtroppo si trova solo in biblioteca. Poi abbiamo questo che è l'unico testo che finora io conosco relativo alla questione lesbica, su cui accennerò un attimo, che si immagino che saranno altri a parlarne. Reesistenze lesbiche nell'Europa nazifascista, a cura di Paola Guazzo, Ines Rieder e Vincenza Scuderi. È un testo di qualche anno fa, però si trova in biblioteca. Come vedete, non è molto spesso perché il nazismo si accanì particolarmente contro i maschi. Questa è una cosa che recentemente mi ha fatto anche a volte bisticciare con le udienze mentre parlavo, perché i ragazzi mi chiedono: ok, per i maschi c'era il triangolo rosa e per le lesbiche cosa c'era? Il triangolo nero? No, non c'era niente. Come non c'era niente? Non è possibile. No, è possibile perché il nazismo perseguita i maschi omosessuali in quanto omosessuali e le donne lesbiche in quanto donne, perché il nazismo non ha una considerazione reale della sessualità femminile. Ritiene che la sessualità sia un fatto maschile, che il maschio agisce e che la donna subisce. Due donne insieme non fanno sessualità, scimmiottano la sessualità maschile forse, ma non hanno una sessualità. Per cui, mentre il maschio che viene meno al suo ruolo di dominatore, di conquistatore della donna, merita una punizione, la donna che ha il ruolo del riposo del guerriero, se non fa riposare nessun guerriero, vabbè, viene meno al suo ruolo. Ma quello che ho difficoltà a far capire ai ragazzi giovani è che la repressione delle donne non avviene attraverso il lager, avviene attraverso le leggi che stabiliscono che nessuna impresa può impiegare più di una percentuale limitata di donne, che queste donne non possono guadagnare più del 60% dello stipendio di un uomo. In parole povere, che una donna non può mantenersi economicamente da sola e quindi se vuole vivere o si sposa con un maschio o è ricca di famiglia. Infatti tutte le lesbiche celebri che conosciamo in questo periodo sono tutte ereditiere, milionarie, eccetera. Ma non bisogna cadere nel pericolo del presentismo, che è leggere il passato attraverso l'ottica del presente. Oggi abbiamo un movimento GLBT, quindi nei campi di sterminio ci doveva essere il triangolo per la G, il triangolo per la L, il triangolo per la B, il triangolo per la T. Anche una domanda che mi viene fatta spesso: le persone trans. Le persone trans non esistono, e qui dicono che sono transfobico. Non esistono perché per il nazismo omosessualità maschile e transessualità sono la stessa cosa. È un fenomeno che si chiama inversione sessuale, ma non lo dico perché me lo sono inventato, lo dico perché lo dicono gli studiosi dell'epoca. Perché lo stesso Hirschfeld dirige un annuario che si chiama Gli annali per gli stati sessuali intermedi. Non è un caso che sia nell'Istituto di ricerca sessuale di Hirschfeld che avvenga il primo tentativo di riassegnazione chirurgica di sesso. Non è un caso perché nella sua mentalità si tratta di un unico fenomeno che cambia di intensità, non di tipo. Cioè c'è l'omosessuale virile che poi diventa sempre più effeminato fino a che passato a un certo punto diventa trans, è lui che inventa il termine transvestite, è lui che inventa il termine transessuale nel 1911 e nel 1920 non mi ricordo che cosa. Arriva a un punto in cui va al di là trans. E arriva alla transessualità. Quindi lo vede come un continuum. Da questo punto di vista è abbastanza vicino alla lettura queer odierna. Vede una fluidità della sessualità che per gradi va da un polo all'altro, ma è una visione completamente binaria, altro che antibinaria. C'è un polo maschile e un polo femminile. L'omosessuale che sta vicino al polo maschile è un omosessuale virile, alla REM. L'omosessuale che sta vicino al polo femminile, tanto più vicino, tanto più è travestito e tanto più è transessuale. Per questo motivo,
Le persone transessuali che sono state mandate nei campi di sterminio avevano il triangolo rosa, non il triangolo nero. Il triangolo nero era i criminali. Ci sono state delle persone transessuali col triangolo nero, ci sono state delle donne col triangolo nero, ci sono stati degli ebrei col triangolo nero, ci sono stati dei comunisti col triangolo nero, perché spacciavano droga, sfruttavano prostitute, avevano ucciso qualcuno, ma nella tabella dei campi, dei vari colori, il rosa era per omosessuali e transessuali. Ok. E non c'era un triangolo per le donne lesbiche. C'è un romanzo di Luce d'Eramo in cui racconta di aver trovato a Ravensbrück delle triangolo nera che erano delle lesbiche sadiche che facevano le capo ed erano particolarmente sadiche con le loro sottoposte. Che credo sia l'origine della leggenda secondo cui le donne venivano mandate nei lager con il triangolo nero. La presenza di triangoli neri tra le lesbiche o delle lesbiche tra i triangoli neri è perfettamente plausibile. Gli omosessuali sono esattamente dappertutto. Ma l'assegnazione del triangolo nero alle donne lesbiche è un mito storiografico, è una forma di presentismo di noi che sentiamo il bisogno di ricostruire la stessa LGBTQ che abbiamo oggi anche nel passato. Invece il passato ragiona secondo i suoi termini, non secondo i nostri. Gli ultimi due libri, si vede che citano Deviazione, Dietro il velo sottile di Gad Beck, Memorie di un ebreo omosessuale nella Berlino nazista. Beck era giovanissimo, era un giovane omosessuale con un amante ariano, è riuscito a sopravvivere alla Shoah e poi si è trasferito in Israele, è un sionista oggi, tuttora vivo, credo, e ha raccontato la sua esperienza. Non è un testo storico, è un'autobiografia, un racconto in prima persona. Jean Lhébitou, Triangolo Rosa, è un racconto non soltanto dell'Olocausto, come è stato chiamato, ma anche del faticoso lavoro di fare prendere coscienza alla sinistra francese, perché Jean Lhébitou era francese, del fatto che c'erano anche gli omosessuali. Quindi io mi ricordo che io lo conoscevo di persona, Jean Lhébitou. Raccontava di quando è andato a deporre come si chiama, un cuscino di gerani, i garofani rosa, a forma di triangolo, al monumento del deportato, e i deportati comunisti gli erano fatti a pezzi perché loro con i culattoni non volevano avere niente a che fare. Quindi è anche il racconto di come all'inizio la memoria di questo fenomeno sia stata osteggiata. Poi, questi sono i testi fondamentali. Gli altri sono fondamentalmente romanzi, quindi non ve li infliggo. L'unico che vorrei ancora aggiungere è questa intervista, questa biografia di Gabriella Romano, che ha fatto dei bellissimi video sull'omosessualità durante il fascismo, l'ultimo è uscito per l'Istituto Luce. Il mio nome è Lucy, l'Italia nel XX secolo, nei racconti di una transessuale. Lucy è una trans bolognese che viene mandata in Germania non per omosessualità, per altri motivi, renitenza alla leva, eccetera, e che riesce a sopravvivere a questa esperienza e al suo ritorno in Italia fa la transizione. Quindi racconta entrambi gli aspetti, quello della deportazione e quello anche della sua vita, di come ha vissuto dopo la Seconda Guerra Mondiale. Questo è il quadro generale. Se volete che tratti qualche argomento nello specifico, me lo dite, ma diciamo che per grandi linee la vicenda è questa. Ho finito. Grazie, grazie mille, grazie infinite per questo. Ho messo nella chat alcuni dei libri che sono riuscita a trovare, se li potete scaricare. Adesso il prossimo intervento è quello di Sabina Miriam Genovi, che si intitola Intersezioni le lesbiche tra resistenza e retro nel terzo Reich. Grazie. Prima di iniziare colgo l'occasione sincera di ringraziare tutti voi che avete organizzato questo momento per l'invito alla mia associazione che poi ha delegato me ad incontrarvi, a conoscervi. E ringrazio anche Giovanni per le cose che ha già anticipato.
Allora, io ho preparato una breve presentazione che spero di essere in grado adesso, visto che mi riesce a scuola, dovrei saperlo fare anche adesso. Ditemi se vedete. Vedete? Sta iniziando a caricare, sì. Perfetto. Ok, magari la metto più in grande. Esatto. Ecco, allora io appunto l'ho voluto intitolare Le lesbiche tra resistenza e resa perché, come saprete anche voi, Bambina. ricordo il bellissimo libro del teologo protestante Bonhoeffer che Sabina, scusami un attimo, potresti metterla come presentazione, cioè farla partire, perché in questo momento si vede, diciamo, si vedono le slide sulla sinistra. Così? Proprio con, se fai avviare la presentazione. Allora, io così faccio avviare la presentazione, vedete? Ci sono problemi? Sicuramente vediamo, va bene, dai, si vede anche così. E no, diciamo che non si vede a schermo intero, ecco, si vede semplicemente sulla sinistra Allora, con le forse slide. perché, scusate, provo a fare una cosa, scusatemi. Esatto, c'è questione di primo e secondo schermo, forse. Sì, forse devo fare il mio schermo intero e non una finestra. No. Vediamo. Se no, va bene anche così, Sì. perdonami, dai. Così va meglio? Sì. Andava meglio prima o meglio adesso? Non si vede adesso, In Sabina. questo momento Scusa, non si ho vede. sbagliato. Non l'ho avviato. No, allora, scusate, faccio come ho fatto prima. Ok. Condivido, si dovrebbe vedere adesso. Va bene? Va bene. Allora, dunque, quindi dicevo che ho ricordato questo testo molto importante scritto nel periodo del carcere da questo teologo e penso che la vita delle lesbiche durante il Terzo Reich sia stato un alternarsi di momenti di resistenza e di resa alla violenza di quegli anni. Allora, io parto dalla Repubblica di Weimar perché in qualche modo c'è stato il tentativo di avviare la prima grande rivoluzione europea dopo la rivoluzione bolscevica nel 1917. Si tenta di rompere con l'età di Guglielmo, con Bismarck, con tutta quella cultura prussiana particolarmente opprimente che rendeva la società una grande caserma militarizzata. Però in effetti questa repubblica nasce già con un piede zoppo, nel senso che i socialdemocratici proclamano appunto la nascita di questa repubblica, ma il gruppo di Rosa Luxemburg e dei suoi compagni vorrebbero, insomma, secondo il gruppo spartachista, che venisse annunciata una repubblica di tipo socialista, quindi anche con una rivoluzione sociale, però questo non riesce del tutto. Certo è che da questo momento le donne assumono maggiore libertà, hanno un ruolo importante in questa rivoluzione, anche se guardando i libri di fotografie dell'epoca, per esempio c'è un bellissimo libro di Michael Loewy titolato proprio Rivoluzioni, non fa vedere le donne, diversamente per esempio da alcune foto della guerra civile spagnola oppure della rivoluzione anche in Messico dove si vedono più donne, in questo caso sono soprattutto uomini ad essere ritratti, ma per la prima volta abbiamo il diritto di voto alle donne, la libertà di assemblea, di opinione e di stampa. Questi nuovi diritti permisero alle lesbiche, anche se il termine è un po' moderno, nel senso che erano donne sicuramente emancipate, ma in molti casi erano bisessuali, in altri casi erano comunque anche donne sposate, per cui non, come diceva anche Giovanni prima, è difficile proprio un'identificazione con la figura della lesbica attuale e forse è meglio comunque non farlo. Era un tipo di donna nuova, diciamo così. Centro della cultura omosessuale sicuramente era la città di Berlino, ma anche altre città come Amburgo, Colonia, Francoforte, dove nacquero a partire dagli anni 20 molte associazioni e locali in cui le donne potevano incontrarsi. Ecco, per esempio, qui ho messo
la locandina di un film che io non avevo mai guardato e che ho cercato per preparare questo webinar, che mi è sembrato molto interessante. Il titolo in italiano è Ragazza in uniforme, mentre il titolo tedesco era Ieri e Oggi, Gestern und Heute. E mi ha molto colpito, la storia si svolge all'interno di un collegio, quindi delle dinamiche abbastanza note tra insegnanti e allieve, dinamiche di potere e di seduzione, però la cosa particolare è che già anticipavano alcune logiche che poi si sono realizzate nei campi di concentramento dei nazisti. Per esempio, il tipo di uniforme già in parte ricordava quella degli internati e il risparmiare assolutamente sul cibo, su tutto ciò che era inutile, il senso del sacrificio e dell'obbedienza. Insomma, è un film del 1931 che consiglio, se avete occasione di trovarlo, si trova anche su internet. Quindi dicevo che a Berlino in particolare ci sono molte sale da ballo, si esibiscono danzatrici, attrici bisessuali e lesbiche come Anita Berber e altre. Ci sono delle riviste e ci sono dei romanzi. Quindi sembrerebbe che finalmente stiamo cambiando situazione, ma purtroppo con l'avvento di Hitler al potere e del nazionalsocialismo tutto questo in qualche modo finisce. C'è una finta apertura in occasione dei Giochi Olimpici, però comunque ormai la stretta è su tutti questi posti che vengono giudicati immorali. A partire dal 1936 molte donne furono rinchiuse in ospedali psichiatrici e costrette a seguire programmi di rieducazione, e per tante altre si aprirono le porte delle prigioni e dei campi di detenzione, per esempio Moringen e Ravensbrück, che negli ultimi anni viene studiato e ci sta rivelando, insomma, degli aspetti molto importanti sulla deportazione femminile. Come ha già detto Dall'Orto, il paragrafo 185 colpiva gli omosessuali maschi, ma non le donne, e qui è anche interessante riflettere sugli spazi in cui uomini e donne cercavano dei partner. Le donne si riunivano soprattutto nelle case private, quindi a meno che non ci fossero dei vicini con l'orecchio particolarmente attento, che venissero per qualche modo prese di mira, potevano anche nascondersi di più, mentre gli uomini erano più visibili. E poi sicuramente c'è anche il discorso della sessualità, che la sessualità femminile è sempre stata nascosta, quasi non si può neanche pensare, appunto, che due donne possano avere degli incontri sessuali. Però ecco, la polizia tedesca quindi inizia a sorvegliare molte donne, vengono costrette poi a presentarsi alla polizia, a fare dichiarazioni, in alcuni casi vengono rilasciate, in altri casi invece non finisce così bene, poi vedremo dei casi particolari. È un po' diversa la situazione dell'Austria. In Austria c'è questo paragrafo 129 del codice penale, che dal 1804 puniva i cosiddetti atti osceni con persone dello stesso sesso, quindi riguardava anche le donne, e veniva punito con il carcere da 1 a 5 anni. Ecco, dopo l'Anschluss, quindi dopo il 38, si pone il problema. La legislazione tedesca non punisce le lesbiche, però quella austriaca sì. Cosa si fa? In realtà questa legislazione viene mantenuta in Austria, ma non viene assunta dalla Germania. Per esempio c'è uno studio, ecco, anche qui mi riferisco al libro che ha citato prima Dall'Orto, che appunto ha qui Resistenze lesbiche nell'Europa nazifascista, e dice che a Vienna tra il 1938 e il 1943 furono condannati oltre 1100 uomini e 66 donne. Quindi la quantità ci fa capire che c'è una grossa differenza. Allora, ho messo due immagini, la Giuditta di Klimt e una foto di Anne-Marie Schwarzenbach e Erika Mann. La Schwarzenbach è una scrittrice svizzera della zona di Zurigo che per molti anni frequentò i fratelli più grandi di Thomas Mann, Erika e Klaus Mann, e ebbe una storia anche con Erika Mann. Allora, questa immagine ci presenta una paura
che può essere quella anche del mondo maschile verso questa libertà femminile. La paura delle donne è sorella gemella della giudeofobia. Come l'ebreo, la donna fu a lungo ritenuta un agente di Satana e come l'ebreo associata alla morte e alla castrazione. E questo è uno storico ebreo, Giorgio Ben Sussan, che ha scritto un libro, Genocidio, una passione europea, molto interessante. Ecco, Giuditta, per esempio, non so chi conosce la storia di questa eroina biblica, Oloferne, che combatte per Nabucodonosor, sta per occupare la terra di Israele, per quindi sconfiggere il popolo degli ebrei, e lei si offre a lui fingendo, insomma, di voler passare dall'altra parte, e alla fine lo uccide. È un soggetto che ha ispirato molti pittori, anche pittrici, e sicuramente rimane nell'immaginario collettivo come appunto la paura della donna che uccide, che porta alla morte, che castra. E questo è sicuramente rimane come paura sottostante. Molte donne vengono perseguitate perché sono ebree, perché sono oppositrici politiche, perché sono lesbiche, c'è un miscuglio di tutte queste categorie. Allora, negli ultimi anni si cerca di indagare la persecuzione dal punto di vista del genere, no? Mentre prima si parlava in generale di deportati, sia maschile che femminile, di perseguitati, adesso si cerca di capire quale può essere la differenza tra una donna che viene portata in un lager oppure un uomo, come vivono questa persecuzione. La storica Anna Foa, per esempio, parla di una persecuzione dell'essere, che riguardava per esempio le ebree, le donne rom, le polacche, e invece una persecuzione del fare, che riguardava le politiche, le criminali o le prostitute. Ecco, secondo me le lesbiche stanno un po' a metà. Non possono non essere ciò che sono, però al tempo stesso si possono anche nascondere, possono sposarsi, fare figli. Quindi dipende poi dal fare se vogliono rendersi visibili o non visibili. Ecco, il contesto di cui stiamo parlando è quello che vede la donna come madre, prima di tutto, quindi anche le lesbiche, a meno che non fossero portatrici di malattie, erano comunque donne utili per procreare. Devono pensare alla cucina, le donne tedesche spesso si racconta nei romanzi, non facevano altro che scambiarsi ricette di cucina perché è un aspetto molto importante. E poi devote, quindi la chiesa, la fede, che fosse cattolica o protestante. Ogni donna ariana era destinata alla maternità e al matrimonio, a meno che non fosse soggetta a malattie ereditarie, appunto. Ecco, in questo contesto, quindi, alcune donne iniziano a dimostrare una differenza. Allora, qui ho messo l'immagine di questa donna, Elsa Conrad, nata a Rosenberg, quindi di famiglia ebraica, che era la proprietaria di un famoso club di Berlino, il Montbijou, che viene chiuso nel 1933. Ecco, lei appunto viene denunciata, condannata a 15 mesi di prigione per calunnia contro il partito e lo Stato, in quanto avrebbe affermato che Hitler e Hess avevano avuto una relazione. Nella condanna si faceva riferimento alle tendenze lesbiche della Conrad, poiché risultava un legame con una certa Bertha Stenzel, come lei ebrea. Nel 1937, prima che finisse di scontare la pena, la Gestapo la internò a Moringen, primo campo di concentramento femminile della Prussia. Riuscì a uscire dal campo grazie ai documenti che le aveva procurato la sua amica per emigrare in Palestina, nell'allora Palestina britannica. Alle lesbiche internate nei campi non veniva assegnato il triangolo rosa, come ha detto prima Giovanni, ma venivano inserite in altre categorie di prigioniere, soprattutto politiche, quindi triangolo rosso, o ebree o asociali, triangolo nero. Qui, va bene, ho messo, adesso non importa che sia scritto in spagnolo, però sappiamo, abbiamo visto tutti questa classificazione, classificare era un po' la mania proprio dei tedeschi, tra l'altro sono molto interessanti a questo proposito i libri che parlano proprio della filosofia, della classificazione, delle,
della burocratizzazione di questa cultura germanica, però di fatto l'esistenza delle donne è difficile da rinchiudere e da associare a un solo colore. E poi arriviamo all'esperienza e allo studio su Ravensbrück. Io non avevo mai letto il libro di questa giornalista inglese, Sarah Helm, che è veramente un tomo notevole, fatto da testimonianze e anche confronto con le fonti, perché il problema delle testimonianze, diciamo che noi tutti sappiamo che la nostra memoria deforma i ricordi. Per esempio, io ho ascoltato molte testimoni ebree parlare delle loro vicende e non ci si, allora, non che la loro memoria non sia affidabile, però bisogna sempre confrontarla con fonti scritte, perché alcune cose sono troppo difficili da dire, altre sono troppo dolorose, quindi c'è comunque una rielaborazione. E quindi secondo me è particolarmente pregevole questo lavoro proprio perché mette insieme questi due modi di avvicinarsi all'oggetto Ravensbrück. Questo lager era stato voluto da Himmler, c'erano in generale solo donne, per un breve periodo arrivarono anche degli uomini, ne entrarono più di 130.000 da 20 paesi diversi, anche dall'Italia, anche se furono poche, e fu mantenuto fino alla fine della guerra. Le prime 867 arrivarono il 15 maggio del 1939. Solo una parte di loro, secondo alcuni dati, circa il 20%, era ebrea, quindi non era un lager specificamente ebraico, anzi, forse la maggior parte erano polacche. Le altre erano colpevoli di comportamenti devianti, quindi c'erano delle lesbiche, prostitute, socialiste, comuniste, moltissime, delle donne che avevano praticato aborti, Rom, testimoni di Geova, eccetera, persone considerate inutili per la sopravvivenza e la gloria del Reich. C'erano anche molte donne dell'Armata Rossa che rivendicavano lo statuto di prigioniere di guerra, ma che in realtà furono poi trattate come tutte le altre internate. Erano delle erbacce da estirpare, perché un'altra cosa che bisogna pensare è che il sogno nazista era il sogno di un giardino. Sembrerà strana questa metafora, però un giardino ordinato, in cui far crescere i fiori che loro amavano, come quei giardini curati di alcune ville, per cui queste persone, erano queste categorie, per loro erano delle erbe da strappare da questo giardino. La Helm, come dicevo, attraverso l'analisi di documenti di archivio e di interviste con le sopravvissute, ha scoperto che non solo alcune donne arrivarono a Ravensbrück col marchio del lesbismo, ma che l'omosessualità femminile era piuttosto diffusa, anche se non apertamente dichiarata. Persino alcune guardie, le capo, spesso prigioniere politiche, scelte per le loro doti organizzative, erano lesbiche. E qui c'è il grosso problema, perché, ad esempio, abbiamo il caso di questa Rosa Jochmann, che venne internata in quanto politica, ma era anche lesbica, e tante testimonianze lo dicono, ma per qualche motivo se ne vergognò, quindi non rivendicò mai la sua identità di lesbica. Per tutta la vita era nata a Vienna, quindi austriaca. Per tutta la vita si impegnò per il socialismo e per la giustizia sociale, era di una famiglia operaia, ben presto andò a lavorare in fabbrica e a svolgere attività sindacale. Ecco, fu rinchiusa nel 1939 in una prigione della Gestapo e nel 1940 fu deportata a Ravensbrück, quindi tra le prime donne deportate, e lei rimase fino al 1945, con la notazione di RU, ritorno indesiderato. Dopo la liberazione fu eletta in Parlamento, carica che mantenne fino al 1967. Raccontò delle proprie esperienze nei campi di concentramento tedeschi, ma mantenne sempre il silenzio sulla sua vita privata. Tanto che ci furono anche degli episodi spiacevoli durante il processo sul campo di Ravensbrück, che ebbe luogo nel 1946 ad Amburgo, dove alcune la offesero dicendo che lei si faceva chiamare Mutti nel campo e aveva la sua compagna che faceva da padre e prendevano le ragazzine giovani, insomma, secondo alcune per proteggerle e aiutarle a sopravvivere, secondo altre anche per sfruttarle sessualmente.
insomma, lei fu costretta in vari episodi, in vari momenti della sua vita, a difendersi pubblicamente perché riteneva queste accuse infamanti. Ecco, non ebbe mai il coraggio di dichiararsi lesbica, questa Rosa Jochman. E un'altra storia invece molto bella che mi ha colpito è quella tra Milena Jesenska, che era stata la traduttrice dei romanzi di Kafka, una donna, un'intellettuale cieca, e anche l'amante di Kafka, e questa ragazza, Grete Buber-Neumann, entrambe prigioniere politiche a Ravensbrück. Avevano una differenza di anni, ma nonostante questo iniziò un'amicizia molto profonda che poi diventò anche un legame d'amore. E purtroppo nel 1944 Milena Jesenska morì per problemi, complicazioni di tipo renale. Invece sopravvisse Grete, che raccontò, le scrisse anche questo bellissimo libro, Milena l'amica di Kafka, e raccontò in parte la storia. E disse proprio che questo legame d'amore, secondo lei, un amore platonico, tutte le politiche rivendicavano un legame d'amore platonico, mentre le asociali erano accusate di avere invece anche rapporti fisici tra di loro, diede a entrambe la forza di sopportare le violenze del lager. Milena era riuscita a lavorare nell'infermeria e quindi ad aiutare anche delle persone, ad aiutare anche se stessa a sopravvivere. C'è un'altra storia anche, prima di quest'altra storia faccio vedere i libri di cui ho parlato, appunto quello curato da Paola Guazzo, Il cielo sopra l'inferno, che è questo studio sul lager di Ravensbrück, e qui arrivo alla storia di Felice Schragenheim, però interrompo la condivisione così mi guardo nuovamente. Ecco. Allora, questa è una storia che forse alcuni di voi conoscono. Questo è il libro, Aimé Jaguar, da cui è stato tratto anche un film, già da alcuni anni, delle interviste e poi una mostra di documenti. Allora, l'autrice si chiama Erika Fischer e racconta la storia di questa donna tedesca, Lili Wust, che a un certo punto della sua vita incontra un'altra donna ebrea, Felice Schragenheim, e se ne innamora. E la storia è senz'altro interessante, anche se alcuni l'hanno un po' contestato questo romanzo, perché di fatto è soprattutto la sopravvissuta, cioè Lili Wust, che racconta la storia. L'altra è morta, per cui non sappiamo cosa avrebbe potuto dire. In più la Wust, insomma, lei tende a dire che era soprattutto il marito ad aver aderito al nazismo, però altre testimonianze dicono che anche lei condivideva, come tante altre tedesche di quegli anni, alcune idee. Però sicuramente è interessante leggere anche per capire, per esempio, una cosa che a me ha colpito molto, che alle ragazze veniva imposto un anno di lavori domestici presso una famiglia. Quindi talmente veniva inculcato questo senso di essere buone madri, buone mogli, buone cuoche, che addirittura dovevano fare questa specie di servizio civile come domestiche delle famiglie. Veramente è una mentalità particolare, insomma, da studiare. Ecco, invece, per quanto riguarda l'Italia, purtroppo gli studi io non li conosco, siamo un po' a un punto ancora zero della storiografia, e quindi mi ripropongo anche nei prossimi anni di cercare fonti e testimonianze su donne lesbiche, non so, perché adesso tra l'altro i testimoni ormai stanno anche scomparendo perché sono tutti di età avanzata, e questo timore di raccontarsi delle lesbiche mi fa dispiacere. È stato diverso per gli uomini omosessuali, le lesbiche fanno ancora oggi fatica a dirsi, a mostrarsi, a raccontare la loro storia, e spesso invece si presentano dietro, diciamo, il paravento del loro impegno sociale. Sono state importanti dirigenti comuniste, socialiste, del sindacato, però fanno fatica a parlare di sé anche come lesbiche. Ecco, spero di avervi dato alcuni spunti. Grazie. Grazie mille, Sabina. Sicuramente ci metterai, magari con le slide riusciremo a
assegnarci questo tipo di chiavi che hai presentato, magari di ricercarli. E io nel frattempo vi invito a vedere la pagina del Webinar dove ho annotato, diciamo, alcune delle voci che mancano e alcune delle voci che in Wikipedia andrebbero sistemate. Per esempio, non esiste la voce di Rosa Iorgan. Ho notato che in inglese, in tedesco, ma non c'è ovviamente in italiano. E poi Ernst, Roma e Impegni per Neumann sono delle voci che andrebbero migliorate, mancano delle fonti. E c'è mano a mano, diciamo, che ripercorriamo queste storie. Le inseriremo anche tra le voci da, diciamo, da scrivere. Ringrazio, diciamo, i nostri ospiti, adesso passiamo alle presentazioni dei wikipediani. Il prossimo è l'intervento di Salvatore Thalia e Simone di un'epoca Kaufmann. Grazie a tutti, mi sentite? Tutto bene? Buonasera a tutti. Allora, io oggi volevo parlare di un'importante figura dell'antifascismo europeo che è Klaus Mann, che tutti conoscete la famiglia Mann, il padre Thomas non ha bisogno naturalmente di presentazioni, anche lo zio di Klaus Mann era Heinrich Mann. L'autore del professor Unrat, il romanzo da cui nel 1930 fu tratto il film L'angelo azzurro, il film che lanciò Marlene Dietrich, dei figli di Thomas Mann, oltre a Klaus e ad Erika, di cui parlerò più avanti, di cui ha già parlato in parte Anna Maria. Golo Mann fu scrittore, storico e filosofo, mentre Elisabeth Mann, anche lei scrittrice, fu nel dopoguerra attivista per la difesa dell'ambiente. Sposò il grande scrittore antifascista siciliano Giuseppe Antonio Borgese. Monica Mann, altra figlia di Thomas Mann, anche lei scrittrice, visse a lungo in Italia, a Capri nel dopoguerra. Michael Mann fu musicista e professore di tedesco all'Università di Berkeley in California. Insomma, i membri della famiglia Mann erano tutti accomunati dal talento artistico e letterario e da un fiero antifascismo. Una famiglia che, anche per via delle relazioni che strinse con altri intellettuali e artisti di grande rilievo, si muove in un ambiente che è ai vertici della cultura europea e mondiale di quel periodo. Con l'avvento al potere di Hitler, i Mann, che già erano noti per il loro antifascismo, diventano tutti esuli ed entrano a far parte di quella diaspora intellettuale che in quegli anni impoverì in modo forse irrimediabile la cultura dei paesi in cui il fascismo aveva trionfato. Basti pensare a scienziati come Einstein, Enrico Fermi, costretti a rifugiarsi negli Stati Uniti perché ebrei, ma qui l'elenco sarebbe veramente lunghissimo, comprenderebbe per esempio Bertolt Brecht, Theodor Adorno, i direttori d'orchestra Arturo Toscanini, Bruno Walter, Otto Klemperer, il grande studioso di letteratura Erich Auerbach, i registi come Billy Wilder, Fritz Lang, eccetera, eccetera, eccetera. Il grande giurista Hans Kelsen, forse il più grande giurista del XX secolo, tutti esuli dall'Europa nazifascista. Molte di queste grandi figure noi le incontriamo nelle pagine dell'autobiografia di Klaus Mann, La svolta, che fu pubblicata in inglese nel 1942, poi in una versione ampliata, postuma, in tedesco nel 1952. E fu tradotta in italiano nel 1962 dalla grande germanista e anche lei antifascista torinese Barbara Allason. Ora, questo libro, La svolta, oltre ad essere, e qui ho la prima edizione, credo, del 62 in Italia, questa qua, non so se si vede la copertina. Questo libro, oltre ad essere un capolavoro letterario, è una straordinaria testimonianza storica e umana, nelle cui pagine rivive il clima di grande vivacità culturale della Repubblica di Weimar. Va subito detto che in questa autobiografia di Klaus Mann, l'omosessualità dell'autore non è espressamente tematizzata, ma non è neppure nascosta. Si direbbe che Klaus Mann vivesse il proprio essere omosessuale con una certa naturalezza. Troviamo per esempio un accenno un po' ironico, laddove Mann parla di André Gide, dell'influsso che il grande scrittore francese ebbe su di lui.
tengo a precisare, dice Mann, che l'influenza di Gide su di me non ebbe a che fare con la sfera erotica, perché in quel campo non avevo bisogno di guide o di incoraggiamenti, dice così. L'impressione che ne ho tratto è che Klaus Mann vivesse la propria sessualità come uno degli aspetti della sua libertà, del suo essere una persona libera. È stato ricordato prima da Sabina Maria Zenobi che la Germania e la città di Berlino in particolare era stata, prima dell'avvento del nazismo, una delle culle del movimento di liberazione degli omosessuali, già nella seconda metà dell'Ottocento. Troviamo traccia letteraria di questo fatto in un'altra delle grandi opere di quegli anni, ossia Berlina Alexanderplatz di Alfred Döblin. Strettamente parlando, Klaus Mann non fu perseguitato dai nazisti e costretto all'esilio assieme al resto della famiglia Mann per la sua omosessualità, bensì per il suo antinazismo, per cui può apparire, lo ammetto, un po' una forzatura parlare di lui in questa sede. Tuttavia, a mio parere, non si tratta di una forzatura. L'antifascismo della famiglia Mann non ebbe motivazioni di classe, dato che i Mann erano benestanti e appartenevano all'alta borghesia, né motivazioni politiche in senso stretto, dato che non erano attivisti di partito e di sindacato, né di persecuzione razziale o religiosa. I Mann erano antifascisti perché si riconoscevano in determinati valori, che erano poi i valori dell'umanesimo e dell'illuminismo. Si sentivano eredi di una tradizione gloriosa di tolleranza in senso illuminista e di cosmopolitismo. Basti pensare a Lessing, a Goethe, a Schiller, a Erich Heine, agli stessi Mozart e Beethoven. C'è una pagina stupenda della sua autobiografia in cui Mann parla di un'esecuzione del flauto magico di Mozart diretto da Bruno Walter, e Klaus Mann contrappone appunto il cristallino illuminismo mozartiano al brutale, ampolloso irrazionalismo di Richard Wagner. Così come Klaus Mann doveva essere giunto, questa è la mia interpretazione, ad accettare la propria sessualità sulla scorta di questi valori, allo stesso modo egli era naturaliter antifascista, perché si era subito reso conto che il fascismo e il nazismo erano la negazione di questi valori. Troviamo una pagina molto eloquente della Svolta, ve la leggerò, in cui Mann dice: quei nazisti io non li capivo, i loro giornali, le Sturmer, Angriff, Völkischer Beobachter, come si chiamava tutto quel lerciume, avrebbero potuto essere scritti in cinese che non ne avrei capito di meno. Di che si parlava nelle strane canzoni che quelle camicie brune berciavano per strada? Di che si trattavano i loro curiosi pamphlet e manifesti? Qualcosa doveva pur nascondersi dietro quelle assurde charle di giudei, schiavitù, trattato di Versailles, eccetera. Solo un iniziato poteva capire ciò che significasse, quando con rara insistenza si affermava che gli ebrei volevano distruggere la Germania, sospetto che solo poteva venire in testa a un demente. Ma probabilmente, continua Mann, ai misteri dell'anima e del gergo nazista era iniziato solo chi a ragionare aveva definitivamente rinunciato. Chi a tal punto non era giunto, era giusto che restasse sgomento davanti a tanta stupidità e menzogna. Talvolta, continua Klaus Mann, ne restavo tutto turbato, ma non turbato abbastanza, perché non mi ero ancora risolto ad ammettere che la maggioranza dei miei compatrioti da un pezzo avessero consumato il sacrificium intellectus, uccidendo in sé la disturbatrice ragione. Un fatto simile lo si ritiene a lungo per impossibile. A me non voleva entrare in testa che i tedeschi potessero ritenere Hitler un grand'uomo, anzi addirittura un messia. Un grand'uomo costui, ma bastava guardarlo. Quindi, una pagina molto eloquente, che secondo me illustra bene le motivazioni profonde dell'antifascismo di Klaus Mann. Come esito, anche qui naturale e coerente, del suo antifascismo, Klaus Mann durante la Seconda Guerra Mondiale si arruolò nell'esercito degli Stati Uniti, dove entrò a far parte dello Psychological Warfare Branch, cioè del Dipartimento per la Guerra Psicologica. Sostanzialmente si occupava di fare propaganda antifascista fra le stesse truppe tedesche, tramite volantini, tramite annunci radiofonici e così via. Tutta un'attività che forse non fu inutile, perché sappiamo che ci fu una parte minoritaria, molto minoritaria purtroppo, di soldati tedeschi che disertarono in molti paesi europei, anche in Italia, e si unirono alle file della resistenza. Quindi questo tipo di attività di propaganda antifascista svolta nei confronti degli stessi soldati tedeschi probabilmente non era inutile. Questo stesso antifascismo esistenziale lo troviamo in Erika Mann, di cui ha parlato prima Sabina Maria. Anche lei omosessuale, ebbe fra l'altro una relazione con la scrittrice Annemarie Schwarzenbach,
fu non meno impegnato in senso antifascista di suo fratello. Fondò e diresse a Monaco una compagnia di cabaret satirico, la Pfeffermühle, cioè il macinino del pepe, che riuscì a resistere per alcuni mesi anche dopo l'avvento del nazismo, ma poi fu costretta a chiudere per le violenze squadriste di cui fu oggetto. Dall'esilio americano, Erika Mann promosse un altro capolavoro della letteratura antifascista, cioè La scuola dei barbari, e questo è stato edito anche in Italia, School of the Barbarians, in cui denunciò il pervertimento del sistema scolastico tedesco sotto il regime totalitario hitleriano. E vorrei concludere questo mio breve intervento con un'altra pagina dell'autobiografia di Klaus Mann, che si trova quasi in conclusione, dove Klaus Mann scrive: ritorno in patria o esilio, problema mal impostato, alternativa superata. L'unico quesito attivo e importante è: nascerà mai da questa guerra un mondo in cui possano vivere e agire gli uomini come me? Gli uomini della mia sorte, cosmopoliti per istinto e per necessità, mediatori spirituali, precursori e pionieri di una civiltà universale, o si sentiranno a casa loro dappertutto o in nessun luogo. In un mondo di pace assicurata e di collaborazione internazionale ci sarà lavoro per noi. In un mondo sciovinista, stupido e violento, per noi non ci sarà posto né funzione. Se ritenessi inevitabile l'avvento del secondo, oggi stesso seguirei l'esempio dell'umanista scoraggiato Stefan Zweig. Stefan Zweig era uno scrittore che si era suicidato pochi anni prima, durante la Seconda Guerra Mondiale. Ma perché credere inevitabile la soluzione peggiore? Io spero, sperare è dovere, disperare è debolezza. Purtroppo anche Klaus Mann nel 1949 si suicidò. Per cui, comunque con questo suo invito a credere comunque in un'epoca migliore di pace, di trionfo dei valori dell'illuminismo, vorrei chiudere questo mio intervento e lasciare il posto al resto del programma. Grazie a tutti. Grazie, Salvatore. Grazie. Allora, io metterei prima di tutto qua la categoria che abbiamo la storia dei diritti in Germania, perché mano a mano sto cercando di aggiungere sia le voci da migliorare, perciò vi invito a partecipare al solito e dita con che facciamo volte al webinar, perché voi sapete che i nostri interventi non sono solo queste due ore di discussione, ma quasi sempre segue un piccolo editato, una sessione di scrittura su Wikipedia, su voci che sono collegate a questi incontri che facciamo. E man mano inseriremo le voci che sono da migliorare, oppure quelle che mancano in Wikipedia. E penso che siamo arrivati quasi a conclusione. Segue la sessione delle domande, delle domande curate da Massimo Scellino. Ci fate gli avanti con domande. Grazie, senatore. Come vedete, non abbiamo solo biografie da scrivere, ma anche... Scusami, Camelia, Marco dov'è? Marco, sei... Marco Mascherino. Sì, presente. Sei? Okay, ecco, devi moderare la... Allora, chiedi tu, Marco, se ci sono... Ho lasciato venisse spontaneamente, diciamo, ovviamente spazio a chi volesse approfondire, chiedere qualcosa. Ovviamente mi unisco ai ringraziamenti. Io volevo fare una domanda, Marco, se vuoi. Volevo una curiosità, ma a Dell'Orto, se sei ancora presente. C'è, lo vedo. C'è? Qui. Comparso, okay. Volevo chiederti, siccome conosci molto bene le pubblicazioni, noi abbiamo bisogno di averne alcune veramente anche da studiare, oltre che da mettere nelle voci,
questo qui, il paragrafo 175 di Vignolo Gargine, tu che conosci anche i personaggi, anche gli autori, come lo vedi? Anche se insomma non è che lui attacca violentemente il cosiddetto giorno della memoria corta, sai, questo non so se si vede. Giovanni, non so se lo conosci, ma penso di sì, figurati. Ce l'ha pure lui. Come faccio a parlare? Ecco. Allora, non ne ho un'elevata opinione. È un wikipediano? No, io non lo conosco proprio, Marco Vignolo Gargine. No, per questo chiedevo a te se lo conosci come autore. No, non lo conosco. Io l'ho preso attratto dal paragrafo 175, solo questo qua. Allora, esistono altri libri, oltre a questo che ti ho detto c'è questo, ma sì, non ve li ho citati perché non erano allo stesso livello. L'unico che non ho citato, che merita citazione, è questo: Le ragioni di un silenzio. È stata una pura dimenticante, è stato uno dei primi pubblicati in Italia ed è una miscellanea di saggi. Comunque in quelli che abbiamo visto oggi ce ne sono parecchi già, diciamo che questi due qua sono delle raccolte di informazioni che si trovano online e quindi fondamentalmente non aggiungono nulla di nuovo alla ricerca. Certo. Ok, grazie, cioè, Giovanni. Non sono inventati, però sono notizie che già trovi con Google. Certo. Ok, grazie. Ma per chi è a digiuno sull'argomento, se non dopo aver ascoltato i vostri interventi, quale libro è consigliabile iniziare, diciamo? Anche per una motivazione di facilità a procurarseli, quelli di Heinz Heger e quello di Jean Libitou, e questo qua, perché sono tra i più recenti. Se uno vuole approfondire deve andare in biblioteca, perché il libro di Bernardusi per il fascismo italiano è essenziale. Per il fascismo italiano sono i due di Il nemico dell'uomo nuovo e quello su Catania di Franco Goretti. Fondamentalmente sono questi. Poi ogni tanto esce qualcosa, però gli studi fondamentali finora sono questi. Chi è andato in archivio sono queste persone qua. Grazie. C'è una persona che non ho citato, è la Gabriella Romano. Sono stato preso un po' da fretta. La Gabriella ha fatto anche dei filmati, ha intervistato delle persone che erano state al confino prima che morissero. Il problema è che questi libri non sono questi film non sono in commercio. Ha fatto anche un filmato che si intitola Cupo d'amore. La sua voce su Wikipedia c'è, Gabriella Romano. Pazza d'azzurro, non Cupo d'amore. Pazza d'azzurro, che è la storia di Nietta Aprà, una donna che era direttrice di uno dei musei del Castello Sforzesco di Milano, che ha avuto una lunga relazione d'amore con un'altra donna nella Milano dell'epoca fascista ed del primo dopoguerra. Lei era sua amica, ha trovato i suoi diari dopo la sua morte e ha fatto una docufiction, ha preso delle attrici che hanno raccontato dei brani del diario. Ed è, visto che prima si parlava della necessità di fare maggiore ricerca sull'Italia, questo è un documento già esistente che è molto interessante. Il problema è procurarselo. Grazie, poi, non sapevo di questo documento, grazie. E poi il documentario dell'Istituto Luce, che ho lasciato nell'altra stanza, se mi date un momento lo vado a prendere. Mentre fate altre domande, vado a prendere il documentario dell'Istituto Luce. C'era Angelo Illuminati, aveva alzato la mano, però non so se la domanda è rivolta a Giovanni, non vorrei che perdesse la domanda. Ecco. Sì, no, aspetta.
Allora, era rivolta a Giovanni. Allora me ne approfitto. Ah, ok, sì. Giovanni. No, vabbè, un attimo. Prego, lo vado a prendere dopo. Siccome stavo leggendo un tuo saggio, avevo letto delle interviste di omosessuali vissuti nel periodo fascista, che ricordano molto, positivamente quel periodo, in senso che non erano per nulla perseguitati, che in fin dei conti erano a confronto degli altri stati europei, avevi citato anche delle cose, adesso non ricordo, però stavano bene in Italia, ma delle interviste forse fatte nel 1980, quando erano ancora vivi. Chiamava 900, le avevate Gianni Rossi Barilli. Sì, ma la domanda qual è? In senso, perché credevano di stare bene? Guarda, il motivo principale è che erano giovani, c'ho 63 anni. E il periodo più bello della storia umana è quello quando eravamo giovani. Per ogni generazione ha questo ricordo. E il secondo motivo è che non sono persone che hanno direttamente subito la persecuzione, perché il fascismo colpiva selezionando. Tagliava gli altri papaveri, cioè le persone che si esponevano troppo. Alcune di queste persone intervistate da Gianni Rossi erano sposate, avevano fatto dei figli, sì, si erano nascoste tutta la vita e quindi avevano fatto la doppia vita. Io, che vengo da una generazione successiva alla loro, sentivo accapponare la pelle all'idea che potesse essere felice un periodo in cui recitavi dalla mattina alla sera il ruolo del padre e poi la sera andavi di nascosto nei parchi a fare sesso casuale con sconosciuti dietro a un cesso. Per me non è la definizione di felicità. Però cosa c'è da dire? Erano giovani. Ma aveva incuriosito la cosa. Da quelle interviste che avevo letto, citate in un tuo saggio, credo. Ecco, adesso non ricordo bene. Comunque sembravano quasi che stessero in un paradiso terrestre. Guarda, penso che non era vero. Se vogliamo fare un discorso di tipo storico, io mi sono trovato citato su un sito fascista che diceva: anche lo storico omosessualista Giovanni Dall'Orto dice che nel fascismo gli omosessuali stavano benissimo e se la spassavano. Veramente io ho detto una cosa completamente diversa, cioè... Ma quelle erano interviste, non è che l'avevi detto tu. Va bene, però io ho detto, come l'ho detto a voi oggi, bisogna distinguere fra le persecuzioni nazista e la persecuzione fascista. I nazisti hanno ammazzato tra le 15 e le 30.000 persone. I fascisti ne hanno picchiate diverse centinaia, gli hanno fatto bere l'olio di ricino, gli hanno fatto perdere il lavoro, le hanno sputtanate davanti al paese, le hanno mandate al confino per anni, le hanno minacciate, però non le hanno uccise. E se io devo essere messo di fronte alla scelta su cosa preferisco, dico: preferisco essere minacciato e mandato al confine che ucciso di fame in un lager. Questa mia frase è diventata un riconoscimento del fatto che il fascismo era rose e fiori per gli omosessuali. Certo. Non ho detto quello. E ripeto, il problema di queste memorie, di questi ottantenni, era che stavano parlando di quando avevano 20 anni. Quando erano giovani. Certo. Sì, è la giovinezza che dava sapore alla loro vita, non il fatto che il fascismo fosse un pranzo di gala. Questa è una cosa che si trova molto spesso nella storia. Il periodo migliore della storia umana è quando ero giovane io e mi divertivo. E questo ogni generazione, Sì, sì. Ma se tu l'hai sentito quelli che dicono: i giovani di oggi non si sanno divertire, non sono mica capaci. Vabbè, ma questo è normale in ogni generazione. Mio padre ha 94 anni io ce n'ho quasi 60 e ogni giorno mi critica per qualcosa. Non sono una bambina.
è normale. C'era scritto Sabina, la mano alzata. Esatto, sì, esatto. Ho visto Sabina che sta cercando. Sì, volevo aggiungere solo una piccola cosa. Appunto per questo il lavoro degli storici, di ricostruzione storica, proprio per questo che stai dicendo tu, Angela, non può basarsi solo sulla memoria individuale. Per esempio, c'è uno studio molto importante sugli ebrei del Nord Africa. Allora, sempre questo Ben Soussan dice: ah, io ho intervistato tantissimi ebrei egiziani, marocchini, algerini, che dicono che si stava benissimo in Nord Africa, che loro andavano d'accordo con i musulmani, non c'erano problemi. Se non che poi, andando a confrontare le fonti, quotidiani, alcune pagine di diario, altri tipi di testimonianze di fonti scritte, emergevano invece i piccoli pogrom nel villaggio, le umiliazioni in pubblico, certo. Queste cose erano state rimosse, perché probabilmente, come diceva anche Giovanni, era la giovinezza della loro vita, perché avevano avuto magari delle vicende felici, quindi la memoria aveva rimosso, certo, altre cose negative e traumatiche. Per cui anche nel caso della persecuzione, insomma, bisogna dosare testimonianza e memoria con altri tipi di fonti più obiettive. Certo, grazie Sabina. Volevo dire una cosa solamente, piccola parentesi. Tanto è vero, Sabina, che noi come task force di Wikipedia non abbiamo nel nostro progetto manco una testimonianza di un ebreo, cioè noi facciamo parlare i nazisti e facciamo parlare, quindi con tutti gli atti che provengono dai processi, e facciamo parlare persone che non sono ebree, visto che è considerato che molti dicono che le persone più, diciamo, più interessate a raccontare balle sono gli ebrei, per tutta la storia dei rimborsi da avere dalla Germania e così via. E quindi noi li abbiamo lasciati completamente da parte. Non ci basiamo nelle nostre ricerche su testimonianze di ebrei, ma non perché non ci crediamo, proprio per togliere contro il negazionismo qualsiasi scusa. Facciamo parlare i nazisti, facciamo parlare praticamente delle prove archeologiche, facciamo parlare tutta un'altra serie di situazioni che non siano appunto le testimonianze dirette. Però non vorrei essere fraintesa, non è che non sono tanti. Ho capito perfettamente. La Segre ci ha insegnato moltissimo, cioè, certo. vanno messe insieme all'altro, anzi no, per carità, guai se non ci fossero. Noi però facciamo un lavoro completamente diverso, cioè noi siamo contro il negazionismo, allora togliamo completamente e togliamo anche quelle persone che a un certo punto... vediamo quali sono, perché se incominciano a diventare 300 coloro i quali se la facevano sotto nazisti e furono costretti a dire, secondo loro, delle falsità in tribunale per aver salvo la vita, cosa che non è vero, perché poi moltissimi che dissero che parlarono a favore delle camere a gas e dello sterminio, alla fine furono ammazzati lo stesso, quindi stiamo facendo tutto... Noi stiamo cercando dichiarazioni di nazisti e ne abbiamo trovate diverse fino a questo momento, quando sarà concluso la nostra ricerca saranno probabilmente più di 1000, dichiarazioni di nazisti che effettivamente ammettono sterminio e camera gas. È un altro tipo di lavoro che stiamo facendo, ma per dirti che non vogliamo però uscire con, perché a quel punto abbiamo 1 milione di testimonianze di sopravvissuti, tutti interessati, a quel punto, quindi escludiamo anche testimoni di Geova, omosessuali, tutte le testimonianze così, per il lavoro che stiamo facendo noi, che è un lavoro un pochino particolare. E quindi prendiamo solamente dichiarazioni che provengono da processi e soprattutto da dichiarazioni, lettere scritte, affidavit e così via. Vabbè, stop, era solo un piccolo inciso. C'era Camelia che aveva alzato la mano. Sì, io volevo chiedere a Sabina, visto che, ma poi anche a Giovanni, perché tra le voci da scrivere o da migliorare avevo messo le biografie, però ho notato anche riviste. Avete delle riviste, diciamo, da indicarci, delle riviste che dovrebbero avere una loro voce su Wikipedia? Ho visto in questo caso, per esempio,
di Freuden, esatto. Se avete altri nomi di altre riviste che... Giovanni si è allontanato un attimo, come vedete, forse magari Sabina ci sa dire qualcosa in più per... Ma io non ho conoscenze specifiche, conosco anch'io di Freundin e Frauenliebe. Questi sono i due nomi, ecco, sicuramente c'è anche altro, ma io non sono una specialista delle pubblicazioni di quest'epoca, quindi sicuramente però già queste due possono essere importanti. Posso? L'ho trovato. Si chiama Baci Rubati, è un cofanetto come vedete, e Gabriele Romano, che ha lavorato decenni sulla questione sia come regista che come storica, ha potuto avere accesso all'archivio dell'Istituto Luce, quindi è edito dall'Istituto Luce, e ci sono interviste, testimonianze, analisi, brani, ed è uscito quest'anno, quindi una cosa recentissima. L'autore, Giovanni, chi è? È Gabriella Romano. Chi è? Allora, a cura di Fabrizio Laurenti e Gabriella Romano. No, no, sì, dico, tu conosci Gabriella Romano, che cos'è, una storica? È una storica, è quella che ha scritto questo libro. Ok, perfetto. E ne ha scritti due o tre. No, lavora per l'università di Oxford, se non mi ricordo. Fa parte di un lavoro fatto nell'ambito di una ricerca accademica, non è una cosa messa insieme così. Io l'ho visto ed è... Allora, visto che è stata fatta una domanda, come materiale introduttivo è fatto molto bene ed è anche un materiale che può essere proposto alle scuole durante la giornata della memoria. Visto che chiedono spesso materiale audiovisivo, non c'è niente, questo può servire. Istituto Luce pure, interessante. Istituto Luce ha i filmati dell'epoca fascista, quindi avere accesso al suo archivio è stato importante. Abbiamo Carlo Cicchelli, ha alzato anche la mano per una domanda. Il microfono deve attivare. Però. Sì, sì. Mi sentite? Sì. Volevo chiedere ai relatori se durante appunto l'internamento, i campi di concentramento di omosessuali e di lesbiche, ci sia stato da parte dei nazisti il tentativo di rieducazione, no? a una sessualità, a una normalizzazione, no? se c'è memoria o documenti relativi a questo aspetto. Ecco, se c'è. Bella la domanda. Sì, non solo c'è stato, ma ce n'è testimonianza. E l'atteggiamento che ha avuto il nazismo verso gli omosessuali è apparso nel memoriale che ha scritto Rudolf Hoss subito durante il processo di Norimberga, pubblicato parzialmente sotto il titolo di Comandante ad Auschwitz. Non ce l'ho sotto mano da mostrarvelo, ma c'è un intero capitolo dedicato agli omosessuali. Ed è molto curioso perché testimonia l'ondeggiamento dei nazisti tra il desiderio di punire e rieducare questi omosessuali, che Hoss dice sono persone deboli, incapaci di concentrarsi, di darsi al lavoro, di essere utile alla società, e quindi noi le sottoponevamo a duro lavoro. Peccato che morissero come mosche, ma tra l'altro una delle cose interessanti che ho appreso recentemente è che quel memoriale è stato censurato esattamente nel capitolo che parla di omosessualità. Cioè, ne esiste un'altra parte non ancora pubblicata, non ancora tradotta, che parla del trattamento degli omosessuali nei lager. Quindi mi chiedo cosa abbia spaventato i nostri nonni quando uscì quel memoriale, ma però è una testimonianza, come diceva chi ha parlato un attimo fa, e in prima persona è Hoss che racconta come lui trattava gli omosessuali ad Auschwitz. Quindi è assolutamente affidabile come fonte. Certo. Grazie molto, e ringrazio i relatori, hanno fatto un intervento veramente esaustivo. Avevo prima tante domande, ma poi posso aggiungere una breve cosa. Aggiungo un'informazione sulle lesbiche. Allora, lesbiche, bisessuali, o comunque difficile adesso mettere la categoria a Ravensbrück.
Allora, le donne in generale venivano sempre apostrofate come vacche, scrofe, puttane, cioè questo da parte di tutti era la prassi quotidiana. E molte lesbiche finirono a lavorare in un bordello per altri uomini detenuti e anche per delle SS. Quindi alcuni tedeschi pensarono anche di sfruttare, diciamo, le tendenze lesbiche, la sessualità lesbica, anche per farne uno spettacolo ad uso e consumo. Questo è un capitolo per me anche, è stato difficile leggerlo, pensarlo, è molto umiliante. Però ecco, da sempre insomma, c'è il tentativo di usare la sessualità femminile anche per farne pornografia ad uso maschile. E questo avvenne anche nei campi, quindi non un tentativo di rieducare, ma un tentativo di utilizzare. Sì. Volevo che mi ripetessi il titolo del libro inglese che avevi nominato all'inizio. Allora, in italiano è il cielo sopra l'inferno, in inglese è un po' più lungo, insomma. Tradotto in italiano, quindi? Sì, è tradotto in italiano, Sara Helm, con l'H grazie, davanti, l'autrice. Peraltro, come accennato, spesso, tornando al tema Shoah in generale, spesso l'argomento omosessualità veniva strumentalizzato a sua volta come argomento di attacco contro ebrei o contro altri, quasi che fosse un vizio promosso da, quindi torniamo al tema, Hirschfeld e così via. Quindi anche quella è una anche pista di ricerca. Anche in Unione Sovietica però, succede anche in Unione Sovietica. Sì, questo infatti è un aspetto, come dire, che associa spesso il totalitarismo. Cioè, è peggio essere omosessuale che nazista. Sì, questa era la mentalità dei nostri bisnonni. Allucinante. Allucinante. Un piccolo appunto solamente, Marco, se mi permetti. Certo. Noi abbiamo imparato una cosa importante stasera, e quindi ringrazio moltissimo prima Sabina e poi il nostro oratore principale e anche Salvatore Taria. Cioè, ci siamo chiesti, questa è una confidenza che vi facciamo perché farà piacere anche agli oratori, che cosa conosciamo degli omosessuali come wikipediani che ci stiamo interessando della task force? Cioè, non è forse il fatto che non sappiamo un nome di un omosessuale, di un gay che è stato trucidato o che ha subito una persecuzione violenta e conosciamo invece tantissimi nomi di ebrei, di testimoni di Geova anche, di deportati politici, eccetera. Non è una forma di, non vorrei usare una parola grossissima, però, discriminazione. Ma è una discriminazione che effettivamente noi ci siamo posti il problema. Non è una forma di discriminazione. Vogliamo approfondire. Quindi questo, per me, è una minaccia questa, Giovanni, È una grossa minaccia. No, per te e per parlo come storico. Non come un militante gay. Questa è una minaccia, ti spiego perché è una minaccia. Perché sarà il primo webinar, ma ne seguiranno degli altri sull'omosessualità, perché noi vogliamo veramente capirci bene qualcosa. Facciamoli, quindi, non è un problema. Però come storico non puoi paragonare, fammi finire la risposta, sì. Non puoi paragonare la Shoah con la persecuzione degli omosessuali. Sono un militante gay, però non è che cerco di attaccarmi come una mignatta alla sorte degli ebrei nella seconda guerra mondiale per dire anche noi. Verso gli ebrei è stato portato avanti un piano di sterminio fisico totale. Verso gli omosessuali è stato portato avanti una repressione che colpiva uno per educarne 100. Se Himmler dice di sapere che ci sono 2 milioni di omosessuali in Germania e tutto il periodo nazista condanna soltanto 100.000 persone, vuol dire che già i tedeschi sanno che ne hanno colpito 1 su 20. Poi in realtà erano 540.000 di ebrei, cioè non è che erano moltissimi in Germania, gli ebrei in Germania al tempo di cosa erano 540.000 ed erano solamente nelle grandi città. Hannover, Monaco, non perché molti hanno fuggito. Però il problema, Giovanni, il problema per noi è un altro.
siccome fu una categoria perseguitata, il fatto di non conoscere completamente nulla, ma veramente nulla, di essere completamente ignorante, ci mette in una posizione, proprio come task force, visto che ci vogliamo interessare di tutte le categorie, qualcuno ce l'ha fatto anche notare, cioè non, è chiaro, è sproporzionato lo sterminio degli ebrei con qualsiasi altro sterminio, anche i Rom. Riprendo quanto diceva Sabina un attimo fa, anche definire chi fosse omosessuale all'epoca non è facile, perché molte delle persone perseguitate in quanto omosessuali giurano di non esserlo. Nelle lettere che scrivono per ottenere la grazia, dicono che no, loro sono normali, gli piacciono le donne, sì, è stato un momento di debolezza giovanile, ma adesso si sposeranno e contano di diventare cittadini fascisti esemplari. Io ho intervistato un sopravvissuto al confino fascista, un Peppinella di Salerno. Intervistare è stata una cosa terribile, non ha voluto che mi portassi dietro un registratore, cosa che per uno storico è grave perché io avevo bisogno di documentare, ho dovuto stenografarmi tutta l'intervista e alla fine ho dovuto mettere in moto mezza Salerno per poterlo fare, e alla fine gliel'ho chiesto, ma perché non voleva, se lei ha sofferto tanto, perché non voleva parlare di queste cose? E lui mi disse, figlio mio, è stata una sofferenza, è stata una cosa, mi ha rovinato la vita e io non ci volevo pensare più. C'è anche l'aspetto umano in queste cose che conta. Comunque io un nome lo posso dire di perseguitato fascista, quello di Aldo Mieli tra gli uomini. Questo militante scappa prima in Francia, muore in Argentina e muore povero perché lui era di famiglia ricca, di famiglia possidente ebraica, che aveva terre, aveva case e quando scappa non può più amministrarle. Quindi si riduce a mendicare un posto all'università di Buenos Aires e vive di fondamentalmente mance di amici gli ultimi anni della sua vita. Questo perché è dovuto andare via. È chiaro che il fatto che fosse ebreo non era irrilevante, però è ancora più interessante proprio perché è involontario questo mescolare i due aspetti dell'omosessualità e dell'ebraismo. Ed era un grande intellettuale, cioè io ho scritto una storia di lui, ho scritto anche la voce di Wikipedia. Visto che hai controllato tutte le voci, Giovanni, l'hai fatto tu, l'avrebbe fatto Branfab se era qui con noi stasera. No, su Aldo Mieli non fatto, abbiamo nulla, no? Su Aldo Mieli non c'è la voce. No, Aldo Mieli c'è, lo hai controllato tu, non c'è la voce. C'è Francesco, sto monitorando io le voci da scrivere, okay, da migliorare. No, siccome Giovanni aveva controllato, ci diceva spesso questa c'è su Wikipedia, io per quella cosa che ho scritto ogni anno, ogni due anni ricevo delle mail dall'Argentina chiedendomi se so qualcosa di più, perché Aldo Mieli è considerato il fondatore della storia della scienza in Argentina, quindi non era un personaggio da poco. E però ha perso tutto per queste persecuzioni. Ecco, un nome lo sappiamo. C'era di nuovo Angela, aveva alzato la mano, forse che domanda? Sì, volevo chiedere una cosa a Sabina. Anzi, no, una cosa, volevo dirle, siccome lei ha detto che nei campi le donne lesbiche venivano anche usate nei bordelli, ecco perché, ma non c'entra niente con questo, perché è una domanda anche faziosa, perché io non... Perché nell'immaginario collettivo, cioè nell'immaginario è collettivo, sì, quando c'è un rapporto tra... Donne. Ecco, tra lesbiche è più accettato, invece negli uomini no. È una domanda anche stupida, perché io sono... Cioè tu dici, molto... se ho capito bene, che è più accettato, diciamo, una scena di sesso tra donne, non quella tra uomini. Sì. Allora adesso dovrei pensarci con più calma, mi viene da dire cosa. Lo sguardo... I maschi eterosessuali ti eccitano a vedere due lesbiche, tre quarti del porno è lesbico. No, infatti parlavamo anche di un altro...
lo sguardo è, se lo sguardo è maschile, sì. Per cui il maschio che guarda, anche noi quando guardiamo, questa è anche una teoria del cinema, quando guardiamo un film, in qualche modo anche da spettatrici, noi siamo quasi nella parte dello sguardo maschile. Quindi lo sguardo maschile su due uomini implica delle proiezioni di sé che con le donne non ci sono, evidentemente, perché tu puoi fantasticare su un ruolo attivo, mentre invece se tu guardi due uomini, da che parte ti collochi, cosa stai guardando, quali sono i tuoi fantasmi. Quindi ci sono implicazioni diverse sicuramente per questo. Tra le tante cose, poi non so, si potrebbe anche dire altro. Giovanni, scusa, non credi che in questi ultimi tempi, cioè diciamo il cinema, le fiction, anche dei romanzi stiano un po', ecco, allargando gli orizzonti? Se mi definisce cosa vuol dire allargare gli orizzonti, gli rispondo. Però. In senso allargare gli orizzonti anche su ecco, delle scene omosessuali maschili, in senso che in questi ultimi tempi che c'è un aumento della rappresentazione dell'omosessualità maschile nei prodotti. Sì, è una scelta di marketing. È una scelta di marketing che non impone nulla, non significa solo nulla marketing. Dal punto di vista di sociale. È di tendenza, di moda, ma come tutte le mode vanno e vengono. Sabina prima citava film fatti negli anni 20, poi è arrivato il nazismo. Sì. E fino agli anni 70 non abbiamo più avuto nulla. Dunque non è un'apertura, cioè un'apertura. L'omosessuale viene accettato nel cinema, nello spettacolo, se è un certo tipo di omosessuale. Ed è quello che ti consiglia su che vestiti metterti, su quali mobili comprare, su come arredare la casa, su che parrucchiere andare. Quel tipo di omosessuale va bene. Se è Vladimir Luxuria, se partecipa all'Isola dei Famosi, se pone domande più scomode, se chiede perché c'è questa prevalenza delle lesbiche nel porno, magari non piace più tanto. Io non la vedo necessariamente. Allora com'è di questo? Chiariamo. Sì. Io sono contento che sia stata sdoganata la rappresentazione visiva. Sì. Anche perché in Italia abbiamo avuto un tabù fortissimo. Io ho fatto un lavoro di ricerca sui videoclip, perché volevo vedere attraverso una forma di intrattenimento popolare quanto tutti questi discorsoni sul fatto che siamo tutti aperti, siamo tutti democratici, accettiamo tutto, in realtà filtrasse. E io ho notato, per esempio, che i produttori italiani di videoclip hanno aspettato 20 anni prima di introdurre un omosessuale che non fosse con la parrucca viola che scheccava. C'è stata una resistenza fortissima ad ammettere che questo tipo di persona appartenga al nostro mondo. E c'è ancora tutta una parte dell'Italia che pensa che gli omosessuali sono quelle persone che vivono a Cinecittà, fanno i ballerini, partecipano ad Amici, ma non lavorano in fabbrica assieme a loro. E al Pride, dico, la rappresentazione è un po' quella, diciamo, del Pride. Sì, secondo... Il Pride è diventato il carnevale degli LGBT. Esatto. E va bene. Quando ero giovane io era una manifestazione politica per rivendicare delle cose. Adesso c'è la sponsorizzazione della Coca-Cola e della Microsoft e ci sono i carri con sulle persone che ballano, ma va bene, perché comunque aiuta a sdoganare. Però c'è tutta una serie di problematiche che vanno dall'eguaglianza del matrimonio ai problemi legati alla filiazione, alla condizione delle persone trans, che non sono ancora risolte in Italia. E noi stiamo vivendo una iperpompatura mediatica, cioè parliamo di pronomi, parliamo dello schwa, come se i problemi fossero lo schwa. E poi io trovo ragazzi di 17 anni che vengono dal paese o vengono dal sud e mi dicono lì è un inferno, sono venuto a Milano perché lì non potevo vivere. Mi pigliavano per il culo. Il bullismo nelle scuole superiori è una cosa che è diminuita, ma non è affatto sparita. Per cui poi noi non siamo gli unici a essere i poverini cristi crocifissi. Il bullismo c'è anche verso gli immigrati, gli italiani di prima generazione, per esempio. C'è verso chi ha un handicap, verso chi è povero. Quindi è un discorso più ampio da fare.
però che siamo veramente arrivati già nel paese dove scorre il latte e il miele, no. No. Non so se Sabine è d'accordo, ma... Sono d'accordo. Un tema ampio che probabilmente richiederebbe un webinar solo questo, quello della percezione, del pinkwashing e così via. Ne credo che andremmo veramente per le lunghe, ma è sicuramente uno spunto interessante di riflessione. Questo. Certamente, forse anche questo tema della percezione, di quanto allora, è vera un'utopia, di quanto invece poi viene di quello che effettivamente poteva avvenire in quegli anni, forse è un tema allora come oggi. Ecco, la percezione nella popolazione generale di quello che avveniva, come del resto in parte si è manifestato per altre categorie perseguitate, certo. Probabilmente non era uguale a quello che poi effettivamente avveniva. Ecco, come dire, lo sappiamo, ne abbiamo parlato diverse volte sul tema della Shoah, ma credo che riguardi anche la condizione delle persone omosessuali allora, che magari si raccontava fossero trasferite in un posto dove non disturbavano, in realtà finivano in un campo di concentramento, un campo di sterminio. No, ferma, in Italia venivano trasferiti alle Tremiti o nei paesini della Lucania, in Germania venivano nei lager. Ripeto che c'è una differenza, bisogna distinguere. Dico appunto, ecco, magari quello che la popolazione intorno percepiva non era uguale a quello che poi avveniva. Okay. Ma questo è un tema forse complesso da affrontare in questa sede. Altre domande? Questo è stato un aperitivo di domande per ora. Quando ne faremo seguire altre su questo tema, perché secondo me va approfondito assolutamente. E questo inizio è stato eccezionale, secondo me, veramente. Grazie sia agli oratori che a come è stato impostato. Notizie completamente nuove, un campo completamente nuovo, mai aperto prima, insomma. Grazie veramente. Okay. Sono le 8, lasciatemi andare a mangiare, che io sono settentrionale. Esatto, se non ci sono altre domande, direi che visto che siamo in chiusura, abbiamo altri 2 minuti. Darei la parola a Mattia Di Ginati per presentare di piccolo. Sì, faccio esatto. Giusto una rapida, visto che sono quasi le 8. Ciao Mattia Nappi. Vi faccio una rapida racconto di insomma cosa ci sarà nel prossimo webinar, che è sarà il 30 luglio, esatto, è un sabato, sarà un bel sabato caldo, quindi ci potremo ritrovare la sera per quest'ora dalle 6 alle 8, e sarà l'occasione per approfondire una fetta buia, ma tutta italiana, del problema. Parleremo proprio dei ghetti, dei campi, dei luoghi di reclusione e di uccisione anche in Italia. Quindi una geografia pur triste, ma che ci riguarda insomma strettamente, ce l'abbiamo intorno, un po' dove ci troviamo. Avremo come ospite speciale il professor Capogreco, che ha già un nome che sa di storia, perché è Carlo Spartaco Capogreco, ma è soprattutto in realtà uno dei massimi esperti del tema, ha scritto diversi saggi, tra cui anche uno che è un po' stato la pietra miliare, insomma, della revisione, insomma, del ruolo dei campi italiani, della loro presenza, di cosa succedeva, in particolare Ferramonti, che è proprio dedicato al campo di Ferramonti, è uno scritto insomma che racconta un po' cosa veniva con questi campi, come si svolgeva la giornata, insomma, e cosa poi è successo. E niente, poi ovviamente è professore anche di storia contemporanea ed è anche membro del consiglio scientifico del Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea di Milano. Sicuramente sarà un'ottima guida per il nostro viaggio. 30 luglio 18-20. Allora, bene, grazie mille. Io ringrazio prima di tutto i nostri ospiti, Giovanni Dall'Orto e la Sabina Brinovi, per essere stati con noi stasera, e ringrazio tutti voi, molti italiani, per quello che per la presenza e per quello che scriverete sugli incontri per gli altri. E a tutti. Grazie a voi. Ciao. Io ringrazio tutti. È stato un bellissimo incontro. Grazie, mi è piaciuto tanto.
serata a tutti. Veramente sono entusiasta. Ringrazio Giovanni perché mi ha risposto subito, non credevo che potesse rispondere. Però sono contenta, è stato proprio un bel incontro. E poi volevo dire che il lavoro su Wikipedia è sempre una grande soddisfazione. Ecco, vabbè, ho detto tutto. Sono sempre qua. Un abbraccio a tutti, è stato molto bello. La cosa più bella di questo incontro è quando fanno venire la voglia di farne degli altri. Sì, tanto. Ma anche lavorare su Wikipedia. Però possiamo dire Angela, brave anche a coloro i quali hanno fatto da contorno, ma un contorno molto speciale. Ma certo, Marco Mascellino, Mattia, Camelia, vabbè, Camelia non la citiamo più ormai. Tutti, che ormai Camelia è un mito, serve citarla perché la Mattia ci hanno fatto, e Salvatore ha fatto veramente un bellissimo intervento. Bellissimo, ringraziamo noi Francesco Carbonara che ci tiene. Io ho ascoltato con interesse. Non ci posso dire l'animatore ideale di questo. Vi ho ascoltato con interesse perché era veramente un tema che noi non conoscevamo e l'avevamo individuato. Speriamo che possiamo approfondire anche se. Certo. Ragazzi, un abbraccio a tutti. Ciao, buona serata. Ciao, buona serata.